Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e bentornati, parleremo della mia ultima lettura. Ringrazio la De Agostini che mi ha inviato l'ebook del libro in oggetto del video, ovvero Ready Player One. Già dal titolo Ready Player One capirete che i videogames hanno la parte da leoni in questo libro scritto da Ernest Cline. È una seconda edizione questa, la prima edizione è del 2010 negli Stati Uniti, 2011 in Italia, da SBN Edizioni che ora non c'è più, è fallita ed è stato ripubblicato nel 2017 appunto dalla De Agostini. Ready, virgola, Player One, invece nel titolo è Ready Player One senza alcun segno di interpunzione, è quando un giocatore, il player 1, sta per iniziare appunto il suo turno, la sua avventura. Ci troviamo nel 2045, la Terra è sovrappopolata, inquinata e va per la maggiore un gioco di ruolo di realtà aumentata, tipo Second Life, con visori e guanti e tute che simula la realtà, ma in realtà è una, scusate se gioco di parole, ma è una fuga dalla terra, c'è cioè un mondo virtuale, comunità, lavori, attività fisica, scuola, tutto si fa su Oasis, questa oasi vera e propria, gestita e inventata da James Halliday, che però all'inizio romanzo, proprio all'inizio, muore e decide che chi collezionerà tre porte diventerà il gestore di Oasis e anche colui il quale sarà il fruitore del suo testamento, che si quantifica una cifra abnorme più di 240 miliardi di dollari. Allora, molti utenti chiamati appunto i Gunter, quindi Gunter, saranno quelli che si occuperanno di trovare queste tre chiavi, perché c'è l'Egister, ovvero dei Vag, nei videogiochi, e quindi lui dice: chi riesce attraverso degli indizi della mia vita, tutto incentrato sulla vita appunto di questo James Halliday, riuscirà poi a recuperare queste tre chiavi e vincere. Ma non è facile, non è facile, ci vorrà moltissimo tempo e qui emerge il primo Gunter che riesce a recuperare la chiave di rame, poi quella di gialla e di cristallo sono le altre chiavi, ed è appunto il nostro protagonista Wade Owen Watson, non vorrei sbagliare, un giovane che è un Gunter, e poi dei suoi amici come Artemis e Aech, che non si sono mai visti di persona, tra l'altro, quindi mi fa capire anche l'estraniamento, l'alienazione che è presente in questo libro che parla di un videogioco, una realtà aumentata. Credo si dica così, e poi è un omaggio questo libro a tutto il mondo, nei videogiochi, nella filmografia degli anni Ottanta. Vengono citati numerose pellicole, registi, tra cui anche lo stesso Spielberg, che poi sarà il regista che farà la trasposizione cinematografica di questo libro che mi vedrò. E c'è questa avventura, di questa caccia, per così dire, detta proprio così, di queste tre chiavi. E vedrete all'inizio quindi un mondo distopico, 2045, questa differenza della realtà con il virtuale, quindi vivere il virtuale come una realtà, questa alienazione, questa difficoltà di interazione con gli altri che si abbatte con la realtà virtuale, cosa in realtà attuale in parte ora con il mondo dei social media, l'internet, il web. E quindi c'è quest'altro step, più tutto, addirittura pubblicità, televisione, film, giocattoli e videogiochi, tutto degli anni 80. Io ho letto La stanza profonda, l'impero del sogno, che in parte avevano qualcosa che rimanda a questo. Lo stesso Vanni Santoni, l'autore, aveva citato appunto questo libro come un'apripista dei libri di questo genere. È un libro che mi è piaciuto moltissimo, un libro che ho inserito insieme con Tabù di Giordano Tedoldi, edito Twain, e con Svegliare Nero, un'ideaia let, Gundhar Goshen, pubblicato
pubblicato Giuntina, ammetto che questo, insieme con Ready Player One di Ernest Cline, edito di Agostini, sono i libri migliori che ho letto nel 2017, quando ho fatto, appunto, ho ultimato questa lettura. È un libro che consiglio a chi vuole fare un passo di memorie degli anni Ottanta, chi ama i videogiochi, chi si rivede in questa cultura geek, chi è un nerd felice di esserlo, e chi vuole anche un fantasy diverso. Questa è una specie di fantasy distopico sui videogiochi. Ed è molto interessante, sono 350 pagine. E peccato che sia stato, e che al momento è un libro autoconclusivo in realtà, perché poi c'è un finale, e quindi sì, è un libro che però ha un target, penso, di età che possa andare bene tutta l'età, devo essere sincero, molto godibile, leggibile, i capitoli, io l'ho letto in formato digitale. Bellissima la copertina scelta da Agostini, quel profilo di quei videogiochi appunto anni 80 e anche in realtà anni 90, di quando si andava in dei propri luoghi che una delle generazioni forse non conoscono, le sale giochi, col famoso gettone, e c'erano quei specie di mobiloni col joystick, e appunto la copertina meravigliosa del profilo di questa tipologia di gioco è sul libro, la cover del libro, la copertina. Quindi Ready Player One, ringrazio De Agostini, è un libro che mi è piaciuto moltissimo, un libro che consiglio, sentite in sottofondo sempre il mio cane, perché quando faccio il video il mio cane deve abbaiare, è un dogma quasi inspiegabile, sto aspettando che termini. Vi ringrazio, mi scuso sempre per questo sottofondo e ci vediamo al prossimo video, ciao!